L'inserimento nel mondo del lavoro rappresenta oggi un grandissimo problema. È uno degli obiettivi prioritari dello Stato per dare risposte concrete al disagio sociale e agli effetti da esso provocati. L'inserimento lavorativo degli ex detenuti rappresenta un problema nel problema. Per questi soggetti, infatti, è altissima la percentuale di recidive, a meno che non trovino un'occupazione entro un breve tempo dal termine della pena. Non posso più abitare con i miei. Avere i miei spazi alla mia età è fondamentale. Ogni giorno è un litigio. Forse hanno paura che io possa ricominciare. Devo trovare un lavoro per mantenermi. Così posso dimostrare loro che da sola posso farcela. Marisa, come tanti altri ex detenuti, ha moltissimi problemi a reinserirsi nel tessuto familiare, sociale e nella vita lavorativa. In genere, aziende di imprenditori privati sono poco propensi a concedere un'opportunità a questi soggetti svantaggiati, una volta scoperti i loro trascorsi carcerari. Per questo ha suggerito a Marisa di rivolgersi, almeno nei primi tempi, a una cooperativa sociale, in modo da coniugare lavoro e solidarietà. Entrare in una cooperativa? Per me sarebbe come tornare in comunità. Non lo so se resisterei. Ho fatto i miei sbagli, sì, ma ho saldato il mio debito. Ho provato a cercare un posto di lavoro, ma quante porte in faccia mi hanno sbattuto. Ho visto come mi guardano quando scoprono che sono stata in carcere. Ho letto la pietà o il disgusto nei loro occhi quando apprendono che sono stata una tossicodipendente e che ho dovuto disintossicarmi. Ma è tanto difficile capire che anche io sono un essere umano, con delle debolezze, certo, ma anche con delle ambizioni. Le dinamiche di esclusione sociale influiscono negativamente sull'autostima e sulle opportunità lavorative dei soggetti svantaggiati. Per questo si cerca di offrire opportunità di lavoro protetto, per abituare la persona all'attività lavorativa e restituirle fiducia. Ciao mamma, come stai? Sì, tutto bene. Sì, sono rientrata adesso dal lavoro. Sì, sono stanca, ma contenta. È passato un anno e finalmente si iniziano a vedere i primi risultati. Adesso non mi occupo più solo della progettazione e manutenzione delle reti di piccoli uffici, ma la nostra cooperativa ha vinto un appalto per la configurazione degli apparati di videosorveglianza per ricevitorie e tabaccherie. È un grosso progetto e di grande responsabilità. E indovina chi ne hanno affidato la gestione? Sì, proprio a me. Sì. Hai visto, mamma, che tua figlia non combina solo danni, ma anche cose buone se vuole? Adesso finalmente vengo apprezzata sul lavoro e nessuno più mi guarda con diffidenza. Che bella sensazione. Sì, vado a mangiare, mamma, che ho tanta fame. Dai un bacio a papà. Grazie, un bacio.